Così arriveremo dritti a Washington. Ma cos'è accaduto? Al Boston Neck li aspettava Putnam. E Adams? E Ganendogo? Sono stati uccisi. Uccisi? Siamo i prossimi. Dobbiamo fuggire da qui. Non c'è modo via terra. Dovremo fuggire via mare. Sì, via mare. Conosco la nave adatta. Ma io sono troppo noto per agire apertamente. Vi cerco un travestimento. Ottima idea. Intanto dammi lo schema. Limerò questo metallo con precisione. È un po' stretta. Che ne pensi? Ridicolo. Non devi essere sincero per forza. Oh cielo, guai in vista. Venite, siamo diretti alla taverna. Vuoi darci qualche boccale? Ci hanno sbattuto fuori l'altra volta. Non ci amano molto. E c'è, non siamo degni di sua altezza. Fermo lì, caporale. Signor sì. Quell'uniforme non vi calza affatto, non vi pare? Io ho preso un pacchetto. Ah, è così, eh? Troppe torte, sapete, e con il burro e la birra. È mancato poco. Ehi, voi, soldato, fermo! Che avete da fare in questo distretto? Ecco, io... Di che corpo siete? Io sono ai diretti ordini del generale Putnam, faccende private. Probabile. Vediamo i documenti, caporale, faccende private. Sono fresco di nomina, non ho ancora i documenti. Bene, ora basta. Forza, in gattabuia! Qui mi servirà aiuto.
Signor Faulkner. Signore. Lei chi è? Ti conosco. Franklin? Costretto a travestirmi. Maledetto! Mi hai rubato la nave, bastardo! Calma, signor Faulkner. Il signor Franklin sta con noi ribelli ora. Tu devi aiutarci. E perché dovrei? Riavrete la vostra nave. Quel dannato molo è pieno di guardie. Posso pensarci io, se voi mi dite cosa fare. Bene, vediamo. Tanto per cominciare, dovrai levare l'ancora. Io penserò a mettere insieme una giurma. Poi sistemeremo le guardie e salperemo.